Ben trovati sulla terrazza di Varese Media per i nostri 5 minuti di aria fresca quotidiana. Oggi siamo in compagnia di Roberto Grassi, presidente dell'Unione degli Industriali della provincia di Varese, che troviamo al lavoro perché in queste settimane molti capitani d'azienda non soltanto non lavorano di meno, ma anzi lavorano di più per cercare di traghettare le proprie imprese in questo momento così difficile. Benvenuto sulla nostra terrazza, Presidente. Grazie, e bentrovati a tutti e grazie soprattutto per l'invito su quella che sta diventando la terrazza più importante e più ambita della provincia di Varese. Troppo gentile, speriamo di poterci vedere in contesti e momenti migliori, come si suol dire, magari anche viso a viso. Ma noi non ci scoraggiamo, andiamo avanti comunque, e a questo proposito, anche se immagino che lei abbia tanti motivi di preoccupazione in linea proprio con lo spirito della nostra trasmissione, le chiedo di darci un attimo dei segnali di resilienza che le imprese del territorio stanno dimostrando, anche riconvertendosi immediatamente, per esempio producendo camici piuttosto che mascherine. Anche la sua azienda si è mossa in tal senso. Sì, esatto, c'è stato un grosso lavoro, diciamo, di filiera portato avanti da Univa, Unione degli Industriali della provincia di Varese, insieme a Confindustria Lombardia, Regione Lombardia e il Politecnico di Milano. Devo dire, c'è stato un grande sforzo da parte di tutti e quattro questi attori per cercare appunto di creare delle filiere produttive nell'ambito della nostra provincia che fossero in grado di poter produrre, quindi convertire la loro produzione dalla produzione standard che facevano a produzione di camici e mascherine. Devo dire che l'attività svolta è stata un'attività svolta importante che ha portato ad ottenere un risultato che ritengo altrettanto importante, perché abbiamo pronti ai blocchi di partenza aziende che in filiera possono essere in grado di produrre più di 1 milione di mascherine chirurgiche al giorno e ben 100.000 camici alla settimana. Ahimè, però, questo grande sforzo che è stato fatto da tutta la filiera purtroppo non può ancora essere scaricato a terra per il solito problema che noi abbiamo della burocrazia in Italia, che è forse uno degli aspetti maggiori che mi preoccupa in una gestione di emergenza e di tempo di guerra in cui noi oggi ci stiamo trovando. Sarà dura, infatti, sicuramente noi ripetiamo sempre, diciamo, ce la faremo. Ma non diciamo andrà tutto bene, perché come diceva giustamente lei, qui ci saranno delle ripercussioni anche economiche come dopo una guerra. Detto questo, l'economista Massimiliano Serati ci ha detto che il Varesotto, in particolare la Lombardia in generale, hanno delle buone performance dal punto di vista della resilienza del tessuto imprenditoriale. Dal suo osservatorio privilegiato, come si dice in questi casi, lei che cosa può dire? Sono presenti un po' tutti i settori merceologici e di conseguenza questa contaminazione trasversale, quindi, che esiste all'interno delle imprese del nostro territorio, può creare una filiera e quindi può rendere le imprese del nostro territorio molto più resilienti a reinventarsi, a fare altri prodotti, altre attività. Ed è questo, penso, un grosso valore aggiunto che noi abbiamo nel nostro territorio. Lei però diceva condizione di ripartire in tempi rapidi. Allora, la preoccupazione che esiste è in primis siamo tutti consapevoli, e il nostro territorio in primis è più che consapevole di quello che è l'emergenza primaria, che è l'emergenza sanitaria. L'auspicio e la preghiera che io faccio con grande responsabilità, perché le imprese in primis sono abituate a rispettare le regole e quindi nel momento in cui definiamo in chiaro quali sono le prescrizioni mediche indispensabili per salvaguardare la salute dei lavoratori, noi imprenditori siamo i primi che le vogliamo rispettare. Ma una volta definite con grande responsabilità, quello che chiediamo è quello di poter riaprire quanto prima, perché non vorremmo, non aprendo, creare delle situazioni di emergenza economica tali da non vedere più purtroppo molte aziende del nostro territorio riaprire nel periodo post-economico, con ovvi e conseguenti problemi sociali. Quindi un po' di coraggio,
tanta responsabilità e noi siamo pronti anche ad incrementare e attuare delle prescrizioni anche più severe, ma fateci riaprire. Ecco, questo appello era importante, quindi l'ho lasciato fare, però siamo lunghissimi coi tempi. In un flash mi pare giusto però sottolineare, prima di salutarci, che questo territorio si sta confermando anche un territorio dal cuore grande. Assolutamente, è partita non più di 10 giorni fa una campagna di raccolta fondi per dotare immediatamente quello che sono le nostre unità, i nostri ospedali, di attrezzature e strumenti necessari per fronteggiare questa emergenza. La raccolta è andata ben al di sopra di quello che sono le aspettative, ma soprattutto la cosa che ha fatto molto piacere è il fatto che hanno partecipato sì le solite aziende che da sempre sono vicine al nostro territorio, anche con diciamo contributi molto importanti, ma c'è stata una partecipazione allargata veramente anche dei dipendenti, delle associazioni dei dipendenti, dei singoli pensionati che hanno visto nel nostro canale un canale affidabile per poter scaricare a terra queste risorse. E più del 90% di quello che sono state le raccolte fatte in 10 giorni sono già andate a buon fine, nel senso sono già state impegnate per questo tipo di attrezzature. E su questo solo un secondo, un plauso a tutta la struttura Univa, a tutti i nostri collaboratori Univa che sono stati veramente bravissimi, non guardando l'orologio, lavorando 7 giorni su 7, H24, per cercare di dare continuamente il supporto alle aziende del nostro territorio che oggi più che mai hanno bisogno di Univa e di Confindustria per andare avanti. E con questa buona notizia io la ringrazio, Presidente, salutiamo tutti, ce la faremo. A domani, arrivederci. A domani, grazie per l'invito.